Allora, nel giorno della ufficializzazione del nuovo sindaco abbiamo avuto anche il piacere, l'abbiamo ospitata con grande soddisfazione, anche la consigliera comunale più votata, la donna più votata a Como. In attesa della formalizzazione del nuovo consiglio comunale, lei c'è di sicuro, Ada Mantovani, della lista Rapinese Sindaco. Innanzitutto, Ada, bentornata, benvenuta qui a Ciao Como, grazie di essere qua. Grazie a voi per l'invito, sono onorata e è un'occasione per fare due chiacchiere con voi. E allora, ci spieghi come fai, come si fa, in un turno solo, dove la percentuale dei votanti è bassissima, prendere 766, giusto? Sì, avete 766 voti di preferenza personali. Mi permetto, un risultato strepitoso, forse anche storico. Te lo aspettavi, Ada? Sono molto sincera, non voglio fare la modesta, ma assolutamente un risultato personale così era del tutto inaspettato. Penso che sicuramente abbia giovato il fatto di essere candidata in una lista che sicuramente in questa tornata elettorale ha avuto un grande riscontro, perché in effetti dal circa 9% del 2012 siamo passati quasi al 23%, quindi Sì, sicuramente più che fatto raddoppiate le più preferenze, è che vero. sì, e quindi sicuramente questo ha molto giovato. Dopodiché penso che mi abbia forse premiato un po' di impegno messo in campagna elettorale, anche perché proprio non Però, immaginando. insomma, ne hai surclassati tutti. Adesso voglio dire, è stato veramente. No, so che fa sorridere a volte. Questa cosa qua, però è giusto anche sottolinearlo. Tu entrerai in consiglio comunale come ovviamente la più votata, hai preso tantissime preferenze. Beh, se Sì. si escludono i candidati sindaci, chiaramente. Certo, ci mancherebbe, ma probabilmente mi ha, come dire, favorita o comunque ha sicuramente funzionato il lavoro al quale io credo molto, cioè quello che in questi mesi ho svolto nel mio gazebo di Piazza Boldoni. Ho passato questi 4 mesi e mezzo, tutti i weekend, mi sono messa in contatto con le persone. E devo dire, come 5 anni fa, è stato un ottimo modo per creare anche delle relazioni molto spontanee, non ricercate, e quindi E quindi tu Ada dici, evidentemente questo anche punto, quello. questa faccia a faccia con la gente, con i cittadini ti ha premiato, cioè la tua serietà, la tua voglia di metterti in gioco, la tua voglia di presentare il tuo progetto, questo può essere stato anche questo, diciamo. Penso anche questo, e poi in effetti avevo forse un po' sottovalutato il fatto che comunque essendo da 5 anni in consiglio comunale, effettivamente alcune persone avevano comunque avuto modo di conoscermi durante questi 5 anni, alcuni avevano apprezzato alcuni miei interventi, tra l'altro io sono, devo dire, molto poco politica, per cui i miei interventi sono sempre stati più di natura tecnica, forse anche dettati dal fatto che sono un po' condizionata dalla professione che faccio. Qual è? Lo Beh, vogliamo ricordare. sono avvocato civilista, e quindi veramente mi sono resa conto che avevo un approccio alle delibere, alla lettura, così proprio quasi volta ogni volta a cercare se c'era qualcosa di migliorabile o qualcosa che a mio giudizio non andava bene. Senti, una curiosità, tu sei stata fianco a fianco con Alessandro Rapinese, noi l'abbiamo ospitato tantissime volte qua, ti fa sorridere la cosa, questa volta sei tu dalla parte della videocamera, che cosa ti senti di dire ad Alessandro che anche a noi ha risposto, però ha fatto capire che insomma si aspettava altro, ma io credo che però il vostro risultato è stato un risultato forse inaspettato, Ada. Sì, allora, inaspettato, beh, Dal come punto di vista tutte le numerico, sì, cose, beh, non certo. era assolutamente prevedibile il dato finale, però c'era veramente un gran fermento. In città eravamo, devo dire, molto corteggiati, si sentiva questa gran voglia di rinnovamento, e devo dire che il nostro progetto politico interpretava molto bene quella voglia di rinnovamento.
Ad Alessandro non posso che sinceramente fare i complimenti perché onestamente io oggi sono arrivata al risultato che ho ottenuto comunque grazie al suo progetto politico che poi negli anni abbiamo cresciuto insieme, però devo dire che l'artefice di tutto è sicuramente... Quante volte l'hai tenuto a freno con la sua esuberanza? Di la verità! Sono sincera, parecchie volte, perché abbiamo proprio due indole completamente, cioè siamo il giorno e la notte, per cui abbiamo sicuramente degli scontri, abbiamo anche alcune volte votato in maniera differente in consiglio comunale, ma come già spesso ho detto, penso che sia anche un valore aggiunto avere anime che si confrontano, che hanno anche un approccio diverso, e sicuramente sembravamo non essere della stessa squadra ogni tanto, ma unicamente per un discorso di modalità d'approccio. Allora, invece ci tornate in consiglio comunale tu, Alessandro, sì. Fulvio Ansaldo e Paolo Martinelli. E Paolo Martinelli, esatto. Siete in quattro, quindi della lista rapinese. E come lista, tra l'altro, in opposizione siamo quella più rappresentata. Poi vabbè, ci sono, devo dire che mi sembra un'opposizione, una squadra formata comunque da persone di profili professionali importanti, anche per esperienza amministrativa già acquisita, ma sicuramente anche per il livello professionale che alcune nuove persone hanno sicuramente in questo consiglio. Chiudiamo con un tuo saluto, un augurio, quello che ti senti dire al nuovo sindaco, a Mario Landriscina. Tra poco lo incontrerai in consiglio comunale. Non lo conosco bene, l'ho visto in questa campagna elettorale. Quello che mi auguro è che quando si parli di ascolto sia un vero ascolto nell'interesse e finalizzato proprio alla miglior gestione della cosa pubblica, e direi un buon ascolto all'esterno ma anche all'interno, che forse onestamente è quello che è mancato in questi 5 anni. Tante mille, ringrazio voi veramente e mando un saluto a tutti, grazie.